Un doppio processo, direi. Adesso possiamo andare su Minecraft. Ecco qua. Ok. Adesso aspettate, ecco qua. Minecraft, che bello Minecraft. Ah, la nostra casa. Quali sono le novità di oggi? Allora, la prima novità di oggi è che dovete venire tutti quanti alla gabbia del rapitore, perché essa è stata costruita e il rapitore ne è all'interno. Osservate il nome. Proprio, ma che bello. È immobile da un po', però io penso che ci sia, anche perché sta qui. Di sicuro non esce, questo è impossibile. E come sta arrivato Lion? Dietro. Allora, l'ho decorata bene con tutte le catene intorno che la rendono più sicura, secondo esatto, me. Esatto, anche per estetica, perché se no era un pugno un pochino nell'occhio, uno si diana così. Bravo, invece così è bellissima. E di fianco ho creato, rubando la casa a un villager e uccidendolo anche, e no, picchiandolo, siamo arrivati comunque. La sua baracchina della guardia. Quindi adesso decideremo una guardia che dovrà rimanere qui e poi si faranno i turni, ovviamente. Bellissima sta cosa. Allora, vediamo i turni. Dunque, primo turno dalle 7:15 che sono adesso fino alle 7:25, 10 minuti. Ok. Lo farà Cico. Sì, vai così, ho sempre stato fare il guardino. Sono turni da 10 minuti. Il secondo turno da 25 in poi lo fa Anna, così poi va a prendere anche la cena, no? 25, 35. Mi sembra no, giusto. Aspetta, forse è meglio se fai il terzo te. Allora, da ma 25 non è a 30. Ma faccio questo di turno? Che sicuro ci sono? Stai zitta. Ok. Vabbè. Allora, il secondo turno lo fa Anna. Oltre il terzo turno lo fa Alex, lo quindi decidiamo da 35 a 45. E poi da 45 a 20, piadina. No, sì, aspetta. È sempre stato il mio sogno, è no, il mio sogno. C'è un pezzo che manca, la guardia del corpo. Chi è? Cioè, tra noi no? Oggi nessuna guardia del corpo, pazienza, non fa intraprendente nulla. Intraprendente un po'. Me la sento. Sono tantissimi cagnolini, ne potresti infatti reclutare qualcuno, tipo. Poi prendo le ossa e li recluto tutti. Cosa ho vi? Che è Alex, successo? Che io ho visto tantissimo, ho visto, avete visto tutti? È cascato dall'albero un fiore, ho visto non anch'io. Non dire cazzate. Ma no, è il rapitore me l'avrà dato, sicuramente. Ma che è successo? Sì, attraverso 6 blocchi di ossidiana per parte, vero? L'avete visto? Gliel'ha no, dato lui? No, cosa? Nessuno ha visto niente, ma non è vero. Io gli non ho dato visto niente, non ti... Dammi il fiore, dammi il fiore. Non ce l'ho, ti dammi giuro. Alex, mi vuoi ammazzare così vedi se ce l'abbiamo? Alex, guarda che se t'ammazzo viene fuori quel fiore, eh. Ah, ma c'è un fiore, ma l'avrò raccolto prima, ti pare che l'ho preso. Scommetto adesso che è blu, guarda, scommetto. No, è rosso. Allora ne hai un altro. Fai vedere il fiore no, blu. No, eccolo qua. Non è questo che ti ha dato piadina. Dammi il fiore rosso. No, blu non ce l'ho. Alex si mette a raccogliere i fiori per terra e poi no, io non ci trovo niente. Vabbè, fai il cavolo che vuoi, non me lo vuoi dire, non me lo dire. Cos'è sta storia? Vabbè, non voglio sapere, non voglio sapere. Però Cico ci deve dire una roba. Prego Cico, ecco, per salvarmi del processo, posso dirla? Per favore, sì. Ok. Prego, ti ho anche messo la musica misteriosa, vai. Ok. Mentre stavo raccattando tutta l'ossidiana per fare l'infrastruttura, okay, ho scorso nella chat, non so se dice così, un messaggio del rapitore, la prima volta che ha scritto qualcosa. Che okay, io non ho memoria, ho sbaglio. Ma quindi oggi, no, giusto, ecco, questo pomeriggio? Questo pomeriggio, oggi, mentre raccattavo tutto. Ok. E ha scritto che dobbiamo ci siamo mancati una struttura praticamente. Dove io ero andata a controllare, c'era un nido dell'amore che ha detto che è suo ed è nella zona quella dove ci sono tutti i dungeon. Infatti lei ci aveva detto che se noi fossimo andati a controllare nella sua zona delle sue cose, avremmo trovato la risposta a chi è. Però è aspetta, vero. Aspetta però, io non mi sono fidato e sono tornato subito qua perché pensavo mi stesse, capito, raggirando per scappare. Sì, ovvio, ma tu non ci dovevi neanche pensare di andare da solo. Non cioè, so se c'è veramente. Tu sei uno dei sospetti per tutto quello che succede e in tutto anche quanto. Ma un pochino sus che te l'ha scritto quando c'era solo lui. Ma anche, io l'ho detto a voi, non l'ho neanche guardato. Quindi non sono sus perché ho comunicato. Ecco. Vabbè, bene, è vero. Ok. Lasciati allora fare la guardia. Bravo. Rimani sempre lì e devi guardare bene. Guardo da questa parte. Guarda, eh, fisso. Guarda quanto sono fisso. Non chiudo gli occhi. Questo è il fiore di piadina. Guarda, è spuntato quello. No, ma quello ma è cresciuto per te. Non c'era già. Non c'era già. Qua intorno sono tutti fiori rossi. Com'è possibile che ce n'era uno blu? Beh, ma perché questo è raro. Alex, no? Dai, riprendilo. Perché sennò poi qualcuno potrebbe fare dispiacere se poi lo lasci lì. L'ho preso, magari. No, è vero, non farebbe dispiacere a nessuno. Sì, sì, come no, come no. Dove stai andando, Laio? Non sto andando giusto. Dov'è che vuoi andare? A casa, al villaggio. E allora è di là. Non ci posso credere. Questa è una maledizione comunque, eh? Cioè si vedeva no, anche il pappagallo. Maledizione temporale proprio. Guarda che veramente sarò incantato da qualche strega. Ho conosciuto una volta nella mia vita una fattucchiera, eh? Sapete, aveva... Hai conosciuto una strega? Ma come fate? Cioè, impossibile. Dai, raccontaci, vogliamo tutti sapere, anche la chat penso. Allora, aveva un lungo naso. Ok, poi? Aveva anche un capello? No, cioè a volte lo mette. Una tunica? No. Aveva... il gatto nero è essenziale. No, però le piacciono i gatti. Invece so che si chiamava Anna.
No, io già stavo pronta con la sala. Vieni qui. Dai, fattucchiera, fattucchiera. Ti ho detto di venire qui. Fattucchiera, ti passo l'arco, eh. No, fattucchiera, fattucchiera. Ok, basta. Beh, cattiva. Oh. Io cattiva. Sì, andiamo alla cosa che ha detto Cico. Quindi devo andare in zona della dove c'è la casa. Sì, la casa di paga è qua davanti, Lion. Mettiamo le ali così prendiamo il volo e arriviamo prima. Se avete possibilità di volare, volate, fluttuate, amici miei, perché non abbiamo tempo da perdere. Fluttuare, anche perché oggi le ali per fluttuare. Che sfigato. Incredibile. Poi saranno mie. Se è mosso, guardia, cosa devo fare se si muove? Se si muove niente, cioè, io vi ricordo, non ho illustrato le caratteristiche di questa suprema gabbia, però giustamente voi volete sapere. Praticamente è spessa, se non ricordo male, 4 blocchi per parte, forse anche di più. No, non mi ricordo. 5 mi pare. 5 blocchi abbiamo detto. 5 blocchi per ogni parte, sopra e sotto compresi. Ok, quindi è impenetrabile. Anche con Ender Perle non si riesce assolutamente, neanche col pensiero, ad uscire. Sotto c'è un Guardian che ti dà costantemente mining fatigue. Per scavare ci metteresti probabilmente ore. 20 anni, poi ci sono 5 strade, è impossibile. Anche con latte è impossibile. E poi si è cambiato di guardia, quindi anche se scavasse noi lo sentiremmo e lo bloccheremmo immediatamente. Esatto, infatti a quello devi stare attento, Cico, che non si muova oltre i limiti dello spazio che ha. Io sto sentendo i suoni, a me è parso di sentire qualcosa, ma adesso cioè mi devo mutare per sentire bene, però non no, beh, oh, devi partecipare, infatti non è che puoi... sì, non voglio farlo, ecco. Credo Manna, di essere un pochetto persa. Lo sapevo io. Guarda, non volevo chiederlo, ma che zona è? Non riesco a conoscerla. Ah no, la stiamo superando anche noi, mi sa, È andata troppo avanti? Cioè io sono dietro casa di paga io. Proprio allora, riassuntino, sì. Però dovete venire puntuali, ragazzi. Sono passati 20 minuti. Cioè, siete arrivati adesso, 20 minuti. Mi ha dato orecchio, serve qui, 20 minuti sono 20 minuti tantissimi. Di ritardo è tanto, Cioè, la capisco live già 5, non è che... mica 10, dura 3 20 ore. 20 minuti. Vabbè. Niente, praticamente abbiamo chiuso il rapitore che in questo momento è online ed è dentro la gabbia di ossidiana che le abbiamo fatto. Super impenetrabile, c'è Cico di guardia. Poi... praticamente ci ha detto ha detto a Cico che le informazioni che cerchiamo sono nel suo nido dell'amore, il nido dell'amore del rapitore, della rapitrice anzi, perché ieri abbiamo scoperto che è una rapitrice e che è probabilmente una persona che io ho griffato in passato. Ci è venuta in mente Fran, ci è venuta in mente sorella WGF, mamma WGF e anche un'amica di Alex che... e vabbè, ma non c'entra niente, Valca, non l'hai griffata. Cico! Valsacac. Valsacac, è possibile che magari, che ne sai, Alex, visto che ha una volta ceduto a una gold digger, potrebbe aver ceduto di nuovo. Potrebbe cedere di nuovo. Però, come allora, detto ieri sera, sono passati tanti anni, quindi sì, non è ceduto niente. Tu sei bravo. Tu non sei brava stasera, Anna. Stai a dormire tra 7 guanciali. Vogliamo fare qualcosa? Hai ragione. È che sto guardando di continuo l'orologio, perché sennò mi fai fare come prima, come l'ora, tutte Anna. Le sere. Ce che l'ho mi fai io. Sfonda la porta. Ok. Hai finito di dire cagate? Vogliamo riprendere e svegliarci un po'? Sì, va bene. Sono te pronta. Uguale. Sì, hai ragione, ma io sono qua presente. Sì, guarda, ti si sente talmente male che io non so com'è possibile. E inoltre tu hai parlato talmente poco che ce ne siamo accorti adesso. Dai, ti rendi conto di quanto schifo fai? In che senso si sente male? Che è successo? Ma secondo me sei di nuovo a palla, come al solito. Intanto guarda, ormai il microfono, sì. Ormai tutti i giorni fai la stessa cosa, vedi te. Ti sistemo. Mi stai espandendo piano piano, attento. Ma scusate, ma prima perché nessuno gli dice che si sente come un cane ragliante? Prima poi ha usato il tro più basso, capito? Quindi mi sembrava perché normale. È un imbecille. Allora il signorino imbecille, da oggi in avanti, cosa deve fare? Controllare il volume ogni volta. Ma l'ho fatto, infatti è giusto, no. Il volume, non so. No. Fare una prova con qualcuno è volontario? Direi di sì. Cico si offre volontario, ho sentito. Ah, bene. Ovviamente. Ma c'è bisogno della babysitter ogni volta. Piedi, fai veramente schifo, Fai veramente ma schifo. No, no, fai giusto, schifo, basta. Sei lo schifo. Ok, diamo un'occhiata in giro, cerchiamo. Ah, beh, non c'è neanche da dare un'occhiata in giro. Oh, no, è un po' evidenziato. Secondo me è la Lion. Secondo ma scusate, me ma, dico... ma sta roba da quanto c'è? Perché io non ricordo. Allora, ci ma deve essere sicuramente. Ma è l'ultima volta che siamo venuti qui? Perché è da un pochino che manchiamo, È da molto, due che non settimane veniamo. Fa, mi pare. Quel dungeon lì nel mare mi sa un questo effettivamente mezzo. Ci poteva essere comunque. Perché noi l'altra volta eravamo andati proprio dall'altra parte. Allora, e non siamo venuti qua. Se questa cosa risale a più di una settimana fa, ricordatevi che lei. Chiamiamola lei perché secondo me è probabile che sia davvero una ragazza. Prima era oppata, cioè era riuscita ad essere oppata. Poi io mi sono accorto e l'abbiamo deoppata. Oppata vuol dire che poteva usare la creativa sostanzialmente. Quindi tu dici occhio. Che sta cosa l'ha costruita prima?
Beh, potrebbe. O forse no, nel periodo di tempo. No, 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 già c'è guardia. No. Nel periodo di tempo. No, quando è scappata la prima volta e poi l'abbiamo ricatturata. È passato un giorno, mi pare, no? Può averlo fatto lì. Che ne sappiamo? Cioè, in quel caso non dovrebbe aver avuto nessun potere perché io l'avevo deuppata. Se vedi un libro della morte. Ecco, io non via! Avrò via. Allora, potrebbe esserci qualsiasi cosa dentro, anche di roba deuppata. Quindi stai attentissimo. Opla, è il tuo momento da guardia del corpo. Aspetta, ecco. Oh, wow, sì! Tutta la vita l'aspettavo. Ma tu qua, sei sicuro che hai aggiustato? Perché secondo me non hai aggiustato un cazzo. Cioè, te lo dico proprio francamente. È tutto liscio come l'olio. Se vuoi riavvio il volo. Aggiustati la schiena, tipo che è incrinato. Aggiustati bene, perché sei tutto incrinato. Stai parlando dentro il microfono. Non si capisce. Ma guarda, si sente veramente male, eh. Okay, stai mangiando il microfono. Sei stato ma non lo, guarda, io non lo so cosa fa sto qua. Ma mi sa che è uscita. Aspetta, ma che non si torni. Può neanche avere pazienza con lui. Perché è deficiente. Lo fa sempre. Poverino. Sono sistematissimo, ti prego, dimmi di sì. Come fa schifo lo stesso? Ma fa proprio schifo. Prima. Fa schifo ma come persona. È lui, scusa, e tu ogni volta cerchi di rimuovere il ricordo di com'è. Ma anche a voi fa schifo. Cioè, chiedo in ma chat, fa schifo. Ma li vuoi rimuovere? Ma guarda, non ti dovevo mai tirare dentro. Mai avere. Proprio. Mai no, avere. Ma non perché... puoi, no, non puoi dirmi. Dai, mi vuoi bene. Non posso. Mi fai ribrezzo, sinceramente. Io ho detto no. Comunque non vi fa schifo? Tutti no, quindi andiamo avanti, se loro non fa schifo. Quindi mi sa che oggi c'è una sorta di ribrezzo nei confronti di Piadina, Piadina. Bassa. Può essere. Non è tanto positivo. Parlami un po'. No, ecco, ne vedi. Lion, io ti sto parlando faccia a faccia, da uomo a uomo, capito? A quattro occhi. È perché sono come sempre, no? Sono un po' scassato, ma sono sempre Piadina calda. A me fa schifo, raga. Cioè, mi fa proprio schifo vederlo e sentirlo. Ma c'ha mascami di guardia del corpo. Anch'io l'ultima volta è andato meglio, eh. Ecco, non vai, drin, guardia del corpo. Cioè, qua la guardia, il baracchino della guardia. Oh, ma la finite tempo, voi due con questi scambi di fiori. No, no, perché ce n'avevo in più, ho buttato per terra. Devo andare, devo andare a dare il cambio io adesso. Va bene, ok. Datevi arrivo il cambio. Io subito, arrivo, wow. Vabbè, Alex, tu sei bravo. Piadino, non è che sei giustificato a stare zitto, eh? No, no, infatti, volevo solamente assicurarmi che fosse tutto ok. Però è tutto ok, sì, secondo sì. Me. Guarda, è proprio ok. Se piani, mi sa che non corrispondono. Ma guarda, un po' che male, bella stanza, piena di quadri. Ok, siamo dentro sta stanza che dovrebbe essere, da quello che Cico ha detto, una sorta di nido dell'amore di sta rapitrice. Secondo me, questo posto non è. Ma lei ti ha scritto proprio il mio nido dell'amore. Ha scritto nido dell'amore, come usiamo noi dire. Quindi ci sta un po' trollando. Secondo me questo posto qui è un luogo che tu, Alex, dovresti conoscere bene, visto che sei stato vittima. Perché? In che senso? Tu ti ricordi cosa costruivano queste ragazze? Tipo la tua Valka Sax? Ricordiamo, infatti, eh? Tu sei stato vittima, quindi tu conosci un po' il modus operandi. Allora, di solito c'era solo una stanza un po' adornata con un letto e in particolarità del letto era coppia. Certo, un bel lettone doppio matrimoniale. Alex, vuoi riportato. Ricordare alla chat che cosa abbiamo scoperto ieri su di te e il tuo passato? Semplicemente 3-4 anni fa. Ma anche comunque, 5 erano, Ma anche 5, diciamo. Sì. Ero sul server di Lion, no? Sì, Lion sì. C'aveva un server bellissimo. Sì. E praticamente ci conoscevamo tutti da pochissimo e neanche Lion conoscevo, ero entrato là. Sì, a vai caso. Al punto, Alex. Vabbè, al punto c'era cioè, sì. Una, io e una. Ok. Che... Vabbè, lo racconto io perché te ne fai schifo. Non sai raccontare neanche cosa hai comprato di spesa non al supermercato. Non vuole dire tutto, mi sa. Infatti, sta già allora, proprio Alex, girando intorno. Alex si è fatto a sue farre da una ragazza chiamata Valka Sax. Si è fatto a sue farre di brutto, però non pochino, proprio tantissimo. Oh, ti sei aggiustato. Oh, mi sono aggiustato. Sì, sì, finalmente. Ma non è che va bene che tu nuovo, non hai capito neanche come ti sei aggiustato. Ma ci credi che io non sento la differenza? Io la sento. Non ho veramente toccato niente io. Vabbè. Comunque Alex ha avuto questa specie di relazione. Aveva pochi anni Alex, era un più piccolino. E quindi si è fatto giovine. Trollare. Questa ragazza lo ha preso in giro. Si faceva regalare le cose. E Alex tutto lì regalava. Insomma, una classica di quelle che io griffavo nelle mie missioni di griff di giustizia. Quelle che prendevano in giro i poveri Alex Naus, che con l'amore, diciamo, cadevano come è dei peri. È successo solo una volta e un sì, 3-4 sì, giorni. Come no. La mia discolpa. Sì sì, desquelpe. Allora, controlliamo bene i muri. Vediamo se c'è qualcosa di strano. Ovviamente controlliamo allora, intendo controllo. State attenti, perché solo perché è un nido dell'amore questo non significa che non ci sono trappole o cose del genere. Attenzione perché i sub con i loro cani mi hanno indicato qualcosa che però io non riesco a leggere perché ci sono troppi cani. E questo è un problema. E qua vanno un po' togli di mezzo, dai, stavolta per forza. Ok, dai, Alex, cioè, dammi un pugno. Che stupido cioè, che sono. Un pugno? No. Gli dai un pugno e ti fai... E poi esco. Bravo, ti fai trascinare fuori. Ok, bravo. Eccoli, arrivano, Arrivano, aspetta un po'. Posso arrivare come bodyguard? Cambio di bodyguard al volo.
No. Aia. Sì, aia, sì, faccio... sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì, sì. Eccomi qui. Vieni, ho già cambiato, ma neanche 5 minuti mi è durato. Hopla, eccomi qua. Pronto. Effettivamente sono un po' malvagio. Ah, va c'è bene, ancora uno. Poco devo andare a okay. far turno. Aspetta. Ho dovuto. No, c'era un dito medio. Dai, tutto sto lavoro per un dito medio. Ti hai messo a fatto picchiare dei cani per vedere un dito una medio? Cosa del genere? Che schifo, cioè che troll, che infamia. Qualcos'altro ci deve essere per forza, non può essere solamente un dito medio, sì, in questa okay, stanza. Sì, ok, però allora, ci sono tre vie, almeno io ne vedo tre. Una è la via di Pinocchio. Una molto bella. È la via dell'uomo di spalle e una è la via della lava. Anna, scrivi, sondaggio. Pinocchio. Sono prontissima, vai. Spalle. Pinocchio, palle. Uomo di lava poi. È lava. No, no, spalle, o la S era bizarro. Spalle, 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 certo. Stai zitto, Cico. La tua volgarità. La via, ma dove allora, è Alex? Fine. E ci sono qua fuori, mi stanno facendo picchiare dai lupi ancora. Oh, Alex, sta approccia con Piadina, mi pare, qui, No, cosa? No, ma è impossibile, sono dei... Ma no, Piadina è qui. Ma storia? Niente. Mi sembra strano, Praticamente abbiamo visto che questi due se la intendono oggi nel video. No, non c'è successo niente. Ma io ho visto... ma la pagadina... Io ho visto. Infatti, ragazzi, io paga. Cioè, ma cosa stai dicendo? Io vabbè, ho che visto. Poi paga non si offende. C'è la c'è. Adesso c'è la Piadanauz. Non è che c'è. Adesso non saltare a conclusioni affrettate. Però. Mamma diciamo mia. Io intanto Piadanauz. Piadanauz. Io ho anche visto che questi due volevano darsi un appuntamento stasera alle 8. Guarda un po'. Oh! No, no. Mi sa che hai letto male. C'è la no, hai letto sicuramente cosa. Male. C'è no, scritto qualcosa. Sono convinto. Chat, potete confermare. No, si davano appuntamento stasera alle 20. Ma poi, scusami una domanda. Come fai a sapere tutte queste cose, innanzitutto? La chat so vota la via Pinocchio, comunque. La via Pinocchio, perfetto, ok. Andiamo? Vado avanti io, no, vai avanti te, però stai attento, mi raccomando. Rileggimi, rispiegami le regole del bodyguard. Ok, mai, mai, per nessuna ragione andare avanti e anticipare la okay. UGF. Due. Sempre stare dietro e sempre essere presenti. Ok. E non morire mai facendo un plaso, bro. E soprattutto, sopra ogni cosa, fare. Essere disposti a dare la vita. Quello sempre, in qualsiasi momento. Però non è detto, significa che non vuole darla. Ok, andiamo a vedere sta strada e vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Non ci può. Che è successo? Cos'è? Che è successo? Che è successo? Oh mio Dio, i feels. Oh, no, feels. Stai zitto, credere. Vai via, faccia il muro. Questo posto mi ricorda e mi rievoca dei sentimenti di miliardi di tempi fa. Pochissimi ricorderanno, ma per chi non ricorda non vi preoccupate. C'è stato un tempo in cui io facevo tanti griff. E ritorneranno, ragazzi, perché mi sta pigliando voglia di griffare gli ingiusti, però. Questi ingiusti che trollavano, ingiusti e ingiuste, che trollavano i poveri innocenti facendoli innamorare e poi facendosi regalare tutto ciò che avevano. Come ad esempio Alex Nauz. Come è successo anche ad Alex Nauz. Le persone che vanno da me. Ne lo farò, Alex. L'avrei questa. Fatto, se avessi saputo l'avrei fatto. E tu lo sai. Ma... una volta ricordo una fontana dell'amore che era stata costruita da un povero sfruttato per la sua innamorata. Un'innamorata che non corrispondeva all'amore. Ah, terribile vicenda. Brutta storia. Che fontana brutta è storia. Senza acqua. Brutta storia. Ce ne sono addirittura più di una. Ma l'acqua io ho una domanda. È qui. Non è che l'ha fatta qualcuno esterno al rapitore per il rapitore? No, questa è una specie di museo, secondo me. Cioè, lei che proprio mi ha messo queste cose per farmi capire chi è. E tu sei veramente stupido, perché ovviamente... ma, Cico, tu ti ricordi una volta che Piadina ha capito qualcosa? Sì, sì, mi pare quando lo insulti, dici io, ma non si capisce nulla, fai schifo. Ma lì no, non capisce neanche, perché... Lui lo capisce, ma non fa niente per rimediare, capito? Però lo capisce. Cioè, io letteralmente non ti ho mai sentito... capire una cosa, cioè avere un colpo di genio. Oh, ma guarda che non è che ha sbagliato proprio così tanto, perché le fontane mica le costruivano loro, se le facevano costruire dai poveri no, capito, no ma... insieme le facevano mi pare, e le facevano insieme anche lei. Ci sono stati diversi casi, però cioè in ogni caso non è che qua qualcuno si mette magari c'è la minima possibilità che è successo. Alex, non è che ti sei messo a costruire fontane dell'amore per no, qualcuno? No, non mi sono messo a costruire fontane per l'amore. Sei sicuro? Sono sicuro al 100%.
stavolta. Un ragazzo, il primo. Zoe, grazie. Oggi non era nato neanche uno. Infatti mi sentivo veramente solo. Cioè, senza Ravager io non mi sento completo. Siamo noi. Oh, non stai combattendo, pusillanime. Mi sto scendo. Ho un cuore, aiuto. Bodyguard, bodyguard. Opla. Hai fatto. Dai, però fai cagare. Guarda l'inventario pieno di fiori. Pieno di fiori. Pieno di fiori. E guarda lì. C'è una spiegazione valida. Ma stai zitto, queste erano per l'appuntamento. Erano questi alle 20. Ma che stai dicendo? Tra Alex Nauz e Piadina, hot. No, non è così, sta dicendo il falso. Grazie, la bimba. Oh, però dovete venire più veloci, perché, cioè, devi venire più veloci. Sto qua correndo, ma sono dall'altra parte del mondo. Ecco, ho fatto il danno, ho detto, grazie Ender. Però io ho detto che mi piacciono i Ravager, adesso me ne mettono troppi. Non mi piacciono più. Ce l'ha tentato? No, ok. Entriamo? No, me la cavo. Stai tranzollo. Okay. Piedi, dove sei? Sto correndo, sono al villaggio, sono a causa mia che è lontana. A causa tua. A causa tua non serve a niente, a causa lontana, tua. È causa di brutto. Dai, ma non è che la chat vuole. Ma come? Casa di Piedina è più vicina. Sì, la chat vuole un TP. Grazie, vi voglio bene a tutti. Ah, in teoria tu non potresti chiederlo comunque. Infatti. Ma vabbè, lo stavano scrivendo da prima, devo dire la verità. Ok, sono pronto a bodyguardare. Questa volta sono anche allenato, perché capito, la prima volta prendi un po' le botte, ma poi adesso sono pronto. Ma chat, voi avete visto? Beh, c'è roba lì, Piedi. Tra cui, no, il piccone. Ma hai un libro nell'inventario? Lì c'è altra roba lì. Ma è la fedina penale. Fedina penale? Ah, fedina. Giusto. È la sua fedina penale. Piedinale. No, grazie, Gagliuzzo. Grazie, Gagliuzzo. Attento ai lupi, che poi quelli ci saccagnano. Non li ho toccati neanche per sbaglio. Questi ecco, ci pistano sì, di brutto. Proprio, non li hai toccati, vero? No, cioè, amici, tu sei un idiota. No, io non ci posso credere. Dai, ma perché fai così cagare? Ma perché erano in mezzo ai Ravager? Aiuto! Opla! No, è morto! No, io non ci credo. Io non ci credo, ma sto qua è un deficiente, comunque. Ma che bodyguard è? Fai schifo! Oh, quando non sono bodyguard, tipo, non muoio mai, no? Però è la maledizione del bodyguard. Ah, è colpa degli altri adesso, vero? Come al solito. Sempre cambio colpa di guardia, degli altri. Cambio di guardia! Devo andare io, vado, sì. Puoi vedere anche lo stato della cena, che non si può mai sapere. Sta ancora in viaggio. Piedi, basta però, basta! Basta, ma io ora sono pronto, questa è la volta buona, vedi? Non c'è due senza tre, però, Che palle no, leccate che sei, io. Vuoi morire un'altra volta? No, non funziona. No, vabbè, ascolta, volta, io mi sono rotto le palle. Sono anche nel muro, non ci posso credere. Ma vabbè, oggi ci abbiamo. No, aspetta, ora siamo nel muro tutti e due. Aiuto, Io sono uscito. Vai, la bodyguard che ti meriti. Il bodyguard, prendi il bodyguard. Ho quittato. Tanto, Opla. Dai, l'hai murato. Ender, vivo. Però, dai, questo danno l'hai fatto tu, con questo Ravager. Io ti ringrazio, però, insomma. Grazie a tutti quelli che stanno sabbando, ragazzi. Ricordatevi che vi esce fuori il lupetto, che è molto bello. Annaggia, Piadina. Opla. Amico, sta andato tutto male. Adesso la mia No, io non ti tipizzo più. Basta, però, Basta. Grazie per il giorno. No, basta. E vado qua pure a vedere se ci sono delle cose qua dentro e a ciullarti le cose. No, dai, almeno la fedina penale. Che è successo? Credo di aver capito. Cosa hai capito? Credo che bisogna versare l'acqua dentro le fontane. Tu hai dei secchi? Riempirla! Ha senso! Ma io ci arrivo a versare l'acqua da qui? Ce la fai? Lion, vieni qui dietro, ti passo questi che ti serviranno, ne sono molto sicuro. Ho versato l'acqua comunque, grazie del latte, Cico. Però mi serve altra acqua adesso. Vabbè, c'è la fontana, non puoi prenderla da là? La prendo da qua. Io me ne vado subito. Ne porto un secchio io, che sono sopra. No, sto ok. Ok? C'è successo qualcosa? Guardati in giro. Sì, c'è un buco. Sì, ma non ho più la bodyguard io adesso. La bodyguard è andata tutto male, non c'è più niente adesso. C'è Cico! Arrivo gli amici. Io sto facendo il mio turno di guardia e per ora non aggiorno niente. È la mia prima volta questa? Sì, vieni Cico, andiamo qua sotto. Buongiorno. Ecco, che devo fare? Dietro, sono sempre dietro. Rega, devi proteggermi a costo della vita, c'è una cassa, qua sto bisogna stare attenti. Sto guardingo, mandingo proprio, guarda. No, qua. Mandingo no, spostati un po' anche. Così. Cico! No! Cosa? Non posso rompere, io...
Sto bene. Ok, ok. Però sono bloccato. A mille. Come faccio a uscire adesso da qui? Okay. Che cacchio è successo? Ho un latte. Ti rompo, posso romperti? Ce l'ho anch'io un latte, ma non so da che parte sei tu. Fatti vedere, ok. Ok, guarda, mi vedi? Sì. Ti aiuto, velocemente, qua il bodyguard. Ok. Ok. Aggiustiamo qua? Perché giustamente io non gli voglio rompere le cose. Cioè, per quanto ecco rapitore, qui. Non lo odio. Non ma c'era odio. Qualcosa, era una trappola e basta. Ma io una cosa l'ho vista, però. Dove stava la via? E cos'era? Era in fondo? Eh sì, ma era dritto qua? Eh sì. Sì, infatti, c'è una chest. Una chest qui. Ma porca. Ah, ma ecco cosa faceva, hai visto? Dai, c'è un altro dito medio qua dentro, basta. Dai, ma perché? Un dito medio. Dai, ma questo è fissato con i diti medi. Ma è una maleducazione, basta. Non sta bene, è un brutto messaggio, basta. Non mi piace. Mi dissocio. Ecco qui, lasciamo un messaggio. O smetti di fare diti medi, oppure la cella la ripristina. Ma è ancora online, sì, ma è ancora online. Fare te. Basta non fare i diti medi. Non ha fatto niente, Lion, non ha fatto niente. Ma hai notato se si... Anna, durante il tuo turno di guardia si è mossa? Non si è mossa neanche di me. Si è mossa adesso. È molto sus. L'ha fatto apposta, l'ha fatto palesemente apposta. È sus che Alex sta proprio in un secondo poi. Vabbè, lei segue la live, quindi se io dico non si muove... Effettivamente lei sente che io dico non si muove. Magari si muove per quello. Ma abbiamo preso, cioè lì c'era solo un dito medio. Quindi torniamo indietro, cioè, e quindi è la strada sbagliata. Suppongo di sì. Ce n'erano altre strade, quindi puoi scegliere. Ok, riscegliamo. Di nuovo il sondaggio. Abbiamo strada lava o strada Spalle. Ma tu sei in piedi, dove sei? No. E io sto correndo, ma sono finito la fame. Ma ancora non sei arrivato. No. Ma scusa, ma tu ti rendi conto che fai cagare o è una news ma che sì, ti stiamo dando? Sì, ma perché sono un po' un pessimo su questo lo gioco. Lo vado a prendere, sono al bodyguard qua. Ma perché ci sono nuovo, dei sub che si incazzano da soli? È come con Alex, mi sa ancora quelli. Ma Alex, avvicinati. Dall'altra parte del mondo. Ah no, infatti, non può essere con Alex. È copiatina allora. Raga, che vi è preso che vi siete arrabbiati? Chi vi sta facendo arrabbiare? Forse sono finiti un pochetto nella lava, gli ha bruciato un pochino. No, io lo so perché. Perché magari c'è uno scheletro vicino e si arrabbiano se ci sono gli scheletri. Ma te ne sai? Mi sa che era vero, perché ce n'era uno lì e forse ci sono le ossa. Eh no, si arrabbiano ancora. Boh, vabbè, vi girano le palle, eh? Come mai? Vi ho fatto arrabbiare qualcuno, lo dite a me, io ci penso io, eh. 91% lava. Ha vinto okay. Di brutto la lava allora. Ma tu dove sei? E io sto correndo, sono dietro a casa di Paga. Allora, ancora? Tu no? Devi dormire per una volta a casa tua, così la smetti di nascere nel manicomio. Vabbè, ma perché da quella. No, io perché sei scemo? Ho capito che te dormi sempre dove dorme Paga o dove dorme Alex. È vero, è successo purtroppo. Hai giaciuto con Alex? Questo l'hai detto te, non l'ho detto io, ok? Non mi mettere in bocca parole che no, io. No, l'hai detto, detto te, hai detto è successo. Anna aveva appena okay, detto. Posso con dissociarmi Alex. Allora da quello che ho detto? No, non puoi dissociarti da quello che hai detto. Ok, l'hai detto te. Vedi perché Alex si offende poi? È stato uno sbaglio. Mamma mia! Cosa? Che è successo? Niente, così. A che punto sta la scena? Fammi andare via da qui. Non lo so, Anna. No, in arrivo, vai! Vado! Ma con quanto ritardo? Insomma, con che genere di ritardo ha sentito Anna la cosa che stava... Ma no, Anna... perché pensava fosse Piadina che stava arrivando! Ah, a Piadina... Dai, io potrei dire di essermi perso, ma non penso ancora di essermi perso. Sì, io non ci credo, ma Piadina, cioè, lo dobbiamo aspettare tre anni. Vabbè, vado a prenderlo veramente, no, cioè... Ma prima dove eri andato anche te? Ma non mi ha detto dove fosse, io stavo cercando la nessuna parte. Ok, sono a casa di a casa, ci sono. Tempo stimato, 10 secondi, penso. Uno... Due. No, ecco, tre, no, però così metti ansia. Non è qui, cinque. Non è quello. No, mi sono preso di nuovo. Non c'è la dai, casa. Non lo ammazzo. Raga, lo ammazzo. Ma prima di tutto, scrivi nella fedina penale. È la fedina penale, figlia del muro. Me ne sono preso una nuova. No, non cioè, potevi perderla. Non puoi perderla. Gravissimo. Gravissimo se l'hai persa. Io mi auguro che tu non l'abbia persa. Valla a cercare. Brutto schifoso. Tua madre non ti ha mai voluto. Ma come no? Dai, questo no però. Questo no. Un pochino mi vorrà bene, spero. No, neanche un pochino. Ma zero proprio. Hai perso ma la zero. Fedina penale. Questo è il peggio degli errori che potevi fare. Dov'è la mia fedina? Ero morto qui da qualche parte. Nel muro, dentro il muro, a sinistra. Che se io non so di se nuovo. Ma a voi fa pena o schifo? Perché cioè ci sono diversi sentimenti, Qua non c'è più niente. No, ma qui non c'è nessuna fedina. Non è no. ce l'hai tu, mi sa. No, io non ce l'hai. Io ho la mia. Ciao ciao Fedina, ciao ciao.
Zoe! Ah, aiuto! Grazie, Zoe! Ammazzate! Oh! Ammazzo io! Picchiare, aiuto! Sono un bodyguardesco! Dai, se i due bodyguard non riuscite ad ammazzare è un coso! Stai zitto! Oh, mi sta entrando! Zitto, Cicco, ammazza! Mannaggia te! Non muore! Guarda qui! Oh! Hai l'armatura! C'hai l'elitra! È tutto lenta la manina! Guarda quanto è lenta! La do io la manina, te la stacco! No! Dai, devo scavare qua e non ho fatto in tempo. Questa è colpa di Cicco, mannaggia Teo. Porca miseria. È la magia che è tutto forzuto. Ma io come faccio adesso? Non ho più la mia ferina. Non puoi più, mi sa, sai. Non c'è più. Lion ha finito il latte. Qualcuno prende il latte per Lion. Dai, zitto, te. Perché sei l'unico, vai. Dai, no, dai, non c'è, è piadina prenderla. Che lecca palle. Dai, però ero finito nel muro. Come posso prenderla nel muro? Ma dov'è? Ma se tu fossi tornato in un tempo normale l'avresti ripresa, non pensi? Penso di sì, effettivamente. Cicco, non è che ce l'hai te? No, no, ho solo la mia. Cioè, guarda, io c'ho i fiori di sto pisello. Pigliati il dito medio. I fiori sono importanti un po', Che vacca che sei, guarda, veramente. Io non ho parole. Vabbè, tanto, ho fatto una foto, la fedina penale, perché quella è importante. Dopo la trascrivo tutta, dalla prima alla fine. No, adesso vai, cammina. Ma infatti sì, vai. Ah, mi sono già portato dietro il libro, sono pronto a trascrivere. Inizia a tornare che tra un minuto c'è cambio di guardia. Ma fa schifo, okay. Ma può essere che fa schifo solo a me? Ma perché secondo me non può essere. Cioè, non... cioè anche ad altri farà impressione. A sentirlo. Me un po' fa schifo, sinceramente. Dai, sì, anche a me leggermente. No, Alex, tu non puoi dirmi queste cose. No, stasera sei sceso proprio. Andiamo, Cicco, avevano detto lava, giusto? Lava o palla? Non mi ricordo. Lava era. Aia. No, ma devo. Ok, devo. Sono un bodyguard di quelli che ci crede, vai. Wow. Vedo un lettino doppio. No, non ci. Ma è come quello di Alex e Valka Sax. No, raga. Cioè, si fa palesemente. Poi il colore. Guarda il ma colore. Ma è la fazione. È come la fazione. Wow, è vero. Non ci credo. Non ci credo, è uguale. Le casse erano così. Allora, qua spiego a chi non sa. Praticamente nel server fazioni, in tutti i server fazioni, le casse si devono lockare. Cioè si chiudono, capisci? Si possono bloccare con un plugin, con una modifica di architettura, no? E praticamente solo il nome che è scritto qua la può aprire. In questo caso Lion VGF è su questa. E su questa Rapitore e Alex Nauz. Col diviso non è possibile. Questo non ma è possibile. Significa che devo venire per forza là per aprirla io. Ma deficiente qui è un. Oh, ma mio Dio, questo è deficiente. Alex, è solo una rappresentazione. Qua non c'è l'architettura per bloccare le casse. No, questo qua è deficiente, ragazzi. Cioè, ma non è possibile. No, anche quelli comunque si facevano nel fazioni. Ma di brutto, identica. Di brutto. Allora, le cosette. No, sul fazioni c'erano le trocche, le cose troccate. E tra cui, per esempio, le fave di cacao erano una cosa troccata. Quindi, qua si faceva la farm. Ed è questo è veramente una ricreazione. Ma che ricordi incredibili. È una riproduzione abbastanza fedele. Queste erano delle altre trocche. È una produzione abbastanza fedele della fazione, di una tipica fazione con le casse. Con vabbè, ci sono delle leve in più. Le porte segrete. Vabbè, no, non ci posso credere. Mi sa che è anche così quella che abbiamo fatto noi. Cioè, non identica, ma più o meno è questo lo stampo. Cioè. Eh beh, certo. E il lettino doppio. Ovviamente, metà del lettino appartiene ad Alex. Vai via da lì. No, il bodyguard ti dice di andare via da lì che non è igienico. Sì, è vero, grazie. Che schifo. Ecco. Non è igienico, non lo è. Molto sporco, molto sporco. Ovviamente le casse le possiamo aprire perché... Oddio, non le possiamo aprire perché c'è il muro sopra, però non penso che ci sia niente. Quelle sotto sì, però. Vediamo un po'. Dai, ci deve essere per forza qualcosa. Raga, due delle casse sono loccate davvero. È impossibile, solo perché c'è il cartello? Ma no, non è per... è così. Come avevamo fatto noi quando abbiamo fatto quella cosa della... tesoro, ci ha del pisellino di Alex. Sì, è la stessa cosa. Ah, si deve una chiave, per forza. In teoria sì. Ah, quindi bisogna trovare le chiavi. Sì, però tu non stai facendo bodyguard, tu stai facendo quello che rompe le palle nelle orecchie. E a me non piace, vai in cammina. Marsh. No, me ne vado via. Aia. Devi fare le investigazioni, perché tu sei qui per fare le investigazioni, vero? No, non devo, ma mi sono fatto prete lo Sherlock Holmes fallito che è in me, quindi. Molto fallito. Ascolta, chi viene che non si fa prendere lo Sherlock Holmes qui? In teoria dovrei venire io, però sto aspettando per il cambio della guardia qua. Vabbè, dai, il cambio della guardia anticipato, tanto piedi non serve a niente. Sì, sto a cuore. Alex, mi raccomando, ti farò aspettare tu, che qua è pericoloso. Arrivo immediatamente, già sto là. Allora, chat, Cicco, fa un sondaggio, almeno quello, dai. Destra o sinistra? Ci abbiamo due leve. Destra o sinistra? Ecco qua. Destra o sinistra, boys and girls?
L'hai scritto sbagliato? L'ho scritto nel titolo. No, ma questo è difficile. Ma hai modificato il titolo della live? Ma che è? Ah, no, il titolo del poll. Ti immagini? Destra o sinistra? Potrebbe spaccare un po'. No, no, non è vero. Ma stai zitto e spaccati. Eccomi, guarda. Qua. C'è, non voglio spaccare. È giusto. È giusto. Ok. Basta scelto... bruciare, dai fastidio. Hanno scelto molta destra, cioè il 92%, sono molto decisi. Basta! Laia, scusa, che hai fatto? Oh, che fastidio. Destra o sinistra, quindi? Destra. Ottimo. Andiamo a destra. Andiamo, tira la leva, Laia. Oh, ma sto posto io volevo sapere. Ah, che paura! Che è successo? Vedi che sei brutto comunque, te lo dico sempre. Non ci credi mai, è vero! È vero! Sei un re! Addirittura! Cioè, guarda, è veramente. Cioè, raga, io lo dico, secondo me Alex fa paura. Cioè, è inquietantissimo. Cioè, se te lo trovi di notte davanti in un vicolo, cioè, devi scappare un po'. È inquietantissimo. Oh, però posso prendere i miei pantaloni, magari mi servono. No, non puoi toccare niente. C'è ragione, cos'è? Non hai imparato niente dal bodyguard precedente. No, 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 c'hai ragione, sto in guardia, sei in guardia. Ecco, adesso prendo poco per mezzo. Ma Piedine è arrivato in postazione di guardia. Sì, sì, sono qua di fianco, è tutto fermo e tutto tace. Perfetto, il rapitore è ancora online, tuttavia, eh. E credo che Anna abbia la cena. Aspettate, aspettate. Momento catartico di cena. Oh, la cena, la attenzione, cena. Boy Sagnello. Però, volevo anche dire un'altra cosa. Mancano 10 minuti all'appuntamento hot hot romantico tra Alex ma e Pedro. Ma non, io sto qua, devo portare il mio compito di bodyguard. Io sto facendo la guardia qua, rapitore, non è che posso... Faccio cambio io, vado lì dal rapitore, cioè... Magari potremmo dare il cambio, così Alex può andare. Però ancora c'è tempo, dai, ancora ci sono 10 minuti. Comunque qua c'è uscita la testa di Alex. Perché questo posto è una rievocazione... Ti ricorda, Alex, quella che avevi con Valkasax? Sì, più o meno, i muri alti 3, la farm... Le ceste con questa private. Certo. Sì, sì, sì. Ti rievoca dei feeling? Sì, un poco dei feeling, sì. Che feeling ti rievoca, Alex? Dei feeling in cui io andavo in guerra e tornavo da Valakakatak di lì. E riportavo le cose di guerra, le capito? Le tue ricchezze per regalarle a lei. Sì, 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 sì. E lei che neanche ti ringraziava. Avevamo più o meno così tante casse piene di roba dei morti. Di Valkasax. E che sì. Tu avevi preso per lei. Ovviamente, una storia vera, ragazzi, una storia vera. Vabbè. O c'è un po'. Libro prossima uscita. Allora, prendo i tuoi pantaloni. Come lo chiami? Che schifo i pantaloni, però, stai attento. Quella volta come lo chiamo? Quella volta che mi hanno rubato i pantaloni e io ero contento. Ok, va bene, mi piace. La testa. Ah, ok. Allora, sono sicuro che la tua testa è una chiave. E infatti sto per chiedere quello. Ah, io scusa, non so se hai notato. Posso dirti, quelle cose là sopra. Dici che sono le chiavi? Beh, può darsi, stanno letteralmente sopra le casse. Ma la tua testa l'ha presa con un comando. Comunque, guarda che questa roba l'ha costruita sì, prima. Cioè, come ha fatto a prenderla? Questa roba l'ha costruita prima. Prima intrappolazione, sicuro. Prima che scoprissimo che era riuscita a opparsi la nostra rapitrice. Ah! No! No! L'ho bruciata la tua testa. No, l'ho presa io. Cos'è? Sembravi contento di questa cosa? Sembravi no, contento? Sembravi pare, contento? No, no, non lo farei mai. Non Alex, sarei se mai scopro contento. Che hai fatto il sottone del rapitore, mi sa che è un po' palese. Guarda, il suo non è mica morto, il tuo sì, cioè è un po' palese adesso. Facciamo perdere. Allora, questa testa me la tengo io perché è preziosa. Alex, proteggi! Alex, il bodyguard funziona, non come quegli altri due farlocchi. Sì, ma non stai leggendo il nome di Zoe. Zoe WGF, scusate. Ups, è morto. Bravo, a te. Ah, che paura. Che okay. Dai, questi lupi che si trasformano. Smetti, comunque se, sono tipo di trasformer. Ah, ok. Perché ci sono le pecore? Anche le pecore si tenevano in fazione? No. Di solito altri animali, mi pare. Le mucche erano sì, però spesso le pecore venivano usate come metafora. Cioè praticamente si tenevano due pecore con i nomi e si facevano... Avete è capito? È vero! No, mi stavo togliendo la mente questa cosa qua, è vero. Cosa stai toccando? Non ho toccato niente, ho aperto una cassa, era vuota. Perché fuori dalla porta lì c'è Chico? No, se no muoio, raga. Cioè non posso scavare perché c'è di fatica anche qui, quindi... Vabbè ragazzi, favore. Dobbiamo aprire l'altra. Siete pronti? Vado. Ma l'hai già aperta! Ah, hai ragione, scusa, mi ero sconfuso. Stai ridendo di me?
No, 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 Lion, no. Ma sì, ha riso di te. La prima regola del podcast è mai ridere del proprio proprietario. Cioè, come funziona? Proprietario. Eh sì, perché tu quando accetti il lavoro da bodyguard diventi tutt'uno con il tuo con il proprietario, sì. Con tuo coso. Hai riso. Come no, lo mettiamo? Non volevo, ti do un oggetto. Non mi dai un oggetto, lo scrivi nella tua fedina penale. Pierina, la tua fedina penale deve essere anche rinominata, eh. Ci sta lavorando, work in progress. Ma veloce. No, tra 5 minuti. Ma non so se per adesso ce la faccio. No, ce la fai per forza, lo devi fare, lo fai. Ma sto facendo, tante cose. Tante cose, una devi fare la guardia, ma quello. Ma sto prendendo anche l'occhio rapitore, se chiudo gli occhi un attimo. Ho visto di Lion come schifoso. Certo, durante la guardia, ancora più durante grave. Durante la guardia. Ma quindi che dobbiamo fare secondo voi, chat? Le chiavi mi sa che non sono lì, Cioè, ho questo presentimento, però non sono sicuro. Cosa ho detto io? No, dai. Cosa ho detto io? Ho chat, ma stavo per parlare, ma com'è possibile che parlo sempre in quel momento? Ma il mio cervello parte in quel momento, ma com'è possibile? Dammi. Ma io non è che mi chiamo chat come secondo nome, non lo so, dammi qui. E che ti do, non c'ho pure niente. Tutto, dammi, i pantaloni, no. Vabbè, i pantaloni fa piacere, toglimeli, dai, tieni. No, dai, ma non glieli togliere più, ma no, ma dai, no, è così eccessivo, però teneteli. No, li brucio perché mi fanno schifo. Smettila, togliti sto viziaccio. Mi chiamo chat come terzo nome, a quanto pare. Chiedi a tua madre, ma non me ne frega, te lo fai cambiare se ti chiami chat come secondo nome. Mi tocca cambiarlo, dai. Cico chat Tobi. Ecco qui. Secondo me è come secondo nome, ti chiami Lecca Palle Maledetto, secondo me. Dimmi. Lecca Palle. Ah, ok, ciao. Piacere. Piacere mio. Il mio secondo nome è Lion Super Pisellone. No, Udurioso. Non puoi Udurioso sceglierlo tu il soprannome, non puoi. Anche tu l'hai scelto chat come secondo tuo nome. Sì, perché ormai ce l'avevo dalla nascita, capito, quindi. Vabbè, andiamo avanti, quindi. Prendiamo gli oggetti, raga, secondo me ha senso, Sono rinominati? È vero. E non funziona. Non era neanche così. No, forse ho capito! Il dito medio! Il dito medio! No, c'è la piadina! No, tranquillo, ho fatto una cosa buona nella mia vita. L'ho lasciato fuori in una cassa. Perché avevo paura di perdere un oggetto importante. Dai, ma dovevo bruciare di nuovo. Cico, me lo porti? Dov'è la cassa, piadina? È fuori dal nido. Io so dove è la cassa, vado io. Vai tu perché non so. Dici che è meglio. Dai, devo aspettare il dito medio adesso. Ecco il dito medio, arrivo, ecco, esci qua fuori. Dammi il dito medio, facciamo a scambio. No, ma sta fermo. No, Anna no, si è no. persa, no, raga, Anna sta tornando, sta preparando la cena che ci hanno preparato al ristorante, che ci hanno portato, che bla 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 bla. Che al mercato mio padre comprò. Per due soldi. Tieni. No, mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est. Per due soldi. E venne la morte che sul macellaio che picchio il gale. Non mi ricordo più, vabbè, basta. Ok, vediamo se funziona. Funziona, ok. Farò finta di non aver sentito quel verso. Che c'è dentro? Che c'è dentro? Allora, dentro ci sono delle cose strane che io credo di aver capito, purtroppo. Chat, ovvero? Avete capito che cos'è sta roba? Perché secondo me è ben chiaro, E mi inquieta se è ben chiaro. Bravi, bravi, brava Manu. Questa è la ziggurat, sotto cui c'è la TNT, collegata a cui c'è una traccia di redstone, collegata alla quale c'è una leva. Ziggurat boom boom, ragazzi. E c'è pure un libro. Mi sembri contento di vedere questa cosa, Alex, no, di nuovo. No, non sono mai contento di queste cose. Ma stai perché? Ridendo, stai ridendo. Niente. Infatti, a me sembri contento. Non sono contento che ti sia esplodita la figura. Perché se la tua ragazza fa prigione, così, ecco. In prigione di nuovo. Guarda che non è che, guarda che se qua succede qualche danno tu non giustifichi. Tu ieri hai detto che a Fran la giustificavi perché ti faceva ridere, perché ti si stava simpatica. Non faceva i danni a te, se fai danni a te non giustifico niente. E vorrei anche ben vedere. È arrivata la cena, guarda che bella cena, guarda che bella cena. Boh, che panino. La cena dei Lion MGF. Panino, proprio porcello questo panino. Ne prenderò un morso, parlate. Ok, Alex, fai una teoria sulla tua ragazza, dai. Sentiamo. Allora, una teoria in che senso sulla mia ragazza? Perché noi pensiamo sia stato tu a dare l'IP alla tua ragazza. Non è che pensiamo, è palese che è tu palese. Hai fatto impapolare. Innanzitutto non c'è solo io di qui. Sì, ma il Quindi secondo me può darsi che anche voi altri
Fate una, a zonzo le cose. C'è una cassa che ho scritto Rapitore WGF e Alex Snout. Non c'è scritto Rapitore WGF e 5 W piadina. E qui sei sus. Non vuol dire niente. Questa Sherlock Holmes qua ha detto. Hai fatto entrare qualcuno nel server perché ti sei fatto abbindolare. Mi arrabbio, Ma non è successo. Successo di brutto. È palesemente successo questo. Cioè, è proprio successo. Sì, non è facile da abbindolare. Successo. Buono comunque il panino. Condizionabile al mondo, quindi sì. Di che sa? Di panino? Sì. Buono. Vabbè. Beh, allora, panino a cosa? Vabbè. Al cavolo. No! Cosa? In che senso? Al cavitello. Cavitello. Buono. Il cavitello è buonissimo. Ah. Buono proprio. Buono, una specialità di carne. Sei un volgare, Cico. Ridi infatti, solo tu. No, volgare. Imbecille. Lei non ha riso mentre mangiava il panino. No, è vero. Non è vero, io non l'ho sentito. Io sì, l'ho sentito palesemente. Posso leggere il libro? Sì. Sto mangiando, aspettate. Pensavo che volessi leggere il libro. Lo legge Alex che legge bene. Aspetta, devo fare un'interruzione. Il rapitore ha fatto qualche passo avanti, tipo due passi avanti e un passo indietro. E poi è stato fermo di nuovo. Adesso. E sta ballando la Macarena. Oh, sta saltando. Sta facendo cose. Ma non fa niente, è tipo avanti e indietro. No! Alex è morto, grazie no! Ender. Momento più bello della mia vita di oggi, che bello. Ah, fammelo godere, ma sorseggio anche il tè. Proprio in suo onore, grande festa. Quando Alex muore è una grande festa. Grande festa. Grande festa! Vai Alex! Oh, vai! Posso dirlo? Che dite? Guarda, anche lui aveva i fiori nell'inventario. Aveva anche dei fuochi d'artificio. Secondo me quelli gli servivano per festeggiare. Alex, mi devi proteggere, un giorno Avenger! Alex, prendi le cose! Dai, Alex, è di Zoe, vai! Dov'è l'arma mia? L'arma mia, ok, ce l'ho! Attacco! Vai! Morirei, vai, muori! Bravo, Alex! No, dai, che idiota, non ci posso credere! Slogga e rilogga, forse funziona! Slogga e rilogga! Ok, aspetta, ti dico se si calmano. Chiedi scusa ai sub prima di tutto. Chiedo scusa immediatamente. Chiedi scusa non profusamente volevo. Così io intanto mangio, vai. Chiedo ma che scusa, è successo? Cos'era combinato? Sto chiedendo scusa ai sub per cortesia. Allora, scusami, non ho capito. Non volevo picchiare quel sub. Sto picchiando quel della magia di ZVGF. Mi sono proprio andato al limite. Sto piace però, cioè è eccessivo, cioè basta. Non volevo. Cioè, stai forse dicendo che è colpa del sub che si è avvicinato per darti dell'amore che tu hai colpito? Lui voleva darti un bacino, no? Un sub, tutto bellino. No, che il sub mi ha dato qua 4 morti innanzitutto. C'ho paura pure di rientrare che se no crioppo. Prova un po', sono calmi ora, Ha funzionato, hai visto? Comunque Chuck, cambio, qua sono le 20, devo andare io a fare la guardia. Devo andare io? Chi deve andare? Devo andare io, Piedina torna, mi pare, no? Sì, io torno, devo fare una cosa al volo e poi torno, cioè proprio sono di strada però, non preoccupatevi. Che devi fare? Vabbè Anna, vieni tu dentro con me Alex, vai con Piedina, cioè vai, sono le 20. No, ma non è che stiamo andando insieme, però mi fermo un attimo a fare una cosa e poi arrivo, capito? Però non è che sono con Alex. Sì. Anche io devo fare una cosa, ovviamente molto diversa da Dio! D'aiuto! Dai, io mi stavo picchiando i cani quelli fuori! Perché? Non ti sei scusato profumatamente. Con quelli fuori non ti sono più. Ti sei scusato profumatamente, cioè sei una vergogna. Profumatamente. Sì. Sono fatti tuoi. Bene Anna, allora ti sei persa che abbiamo aperto le casse, una cassa e dentro c'era un libro, lo leggo. Vai, sono pronta. Prima o poi capirai chi sono. Ti toccherà la stessa fine che è aspettata a me. E io fin qui l'avevo capito. Questa signorina, che sia Fran, che sia mamma VGF, sorella VGF, comunque vuole vendicarsi del fatto che io l'ho griffata. E vuole griffarmi a sua volta. E io ho accetto la sfida. C'eravamo. Anche perché considerando il quantitativo di TNT che c'ha, o vuole far saltare in aria solo la Ziggurat o tutta quanta la. Allora mappa, ricordatevi perché, insomma, che probabilmente riuscendosi questa persona a non sappiamo come sia stata oppata, come abbia avuto la creativa, ok? E questa è già una domanda. Fatto che bisognerebbe farsi. Che gliel'abbiamo tolta. E l'abbiamo anche tolta a tutti. Quindi sostanzialmente adesso nessuno può più metterla, ok? E lei non, non può più fare nulla. Quindi se noi riusciamo a toglierle tutta la TNT che lei ha da parte, poi rimane inoffensiva, giusto Anna? Cioè, le togliamo in tutto. In teoria è così, però non sappiamo se per caso ha altri luoghi in cui l'ha nascosta. Allora Alex,
Allora, abbiamo un... prima di tutto, ok che sei al tuo appuntamento con chissà chi, però dimmi tutto, che io faccio tutte cose per te. Bravo, stai concentrato su di me. Dicevo, il tuo metal detector avrà un nuovo uso, perché servirà anche per controllare... Da oggi in poi la TNT è bandita, ok? Vietata. Come bandita? Non possiamo più andare a giro con non la TNT, possiede, non solo andare in giro, ma non potete neanche possederne. Quindi qualsiasi blocco di TNT andrà denunciato. Alex, appena hai finito il tuo appuntamento lì di fare quello che devi fare... Bisogna fare il decreto legge. Facciamo il decreto legge? Non ti preoccupare. Ma devi farmi anche un deposito... Faccio finta di non aver sentito. Un deposito per la TNT illegale, ok? Va bene, sotto la cosa. Dove ti pare? Vieni Anna, questa è l'ultima via che dobbiamo visitare. Vieni con me. Io francamente ho paura, non ti fidare di me perché io do la vita ma sono incapace. Sì, lo so Anna, ti conosco. Attenta però, eh. Va bene, ti sto seguendo piano piano, passo passo. Ok, bisogna andare a sinistra, mi sa. Mi sto confondendo tantissimo. Oh, in chat spammano tutti cassa, tutti. Non ce n'è uno che non scrive cassa, Lion. Non è che ti sei perso da cassa. Tu potevi anche non finire l'ossigeno comunque. Anna, rimani qui ma non guardare avanti, ferma. Non guardo il muro. Io ho perso tutto l'ossigeno. Aspetta, ma Cico è morto? Ma cosa è successo? Perché l'ho mutato? Perché l'ho mutato? Cosa che ho premuto? Il gomito! Dai, e questo è il secondo nome chat che è entrato nel corpo. Sono la guardia, sono la guardia che si è addormentata sul posto. Dai, no, è una guardia terribile questa. Che umiltà. Dai, in senso brutto però, qui. Sì. In questo senso sì. Raga, cosa avete visto? Dov'è la cassa? Una cassa? Ma io non ho visto nessuna cassa, mi sa, neanche te. Ma qui? Ma qui è l'inizio. Raga, c'ero anch'io, non ne ho viste casse. Oh, mo mi avete fatto confuso. Ah, ma dicono l'altra cassa. Però non c'avevamo la chiave per l'altra, no? Infatti, non c'avevamo. Chat! No! Non siete stati attenti e ora è tutto un casino. Ma mi sono perso di nuovo. No, io non guardo più la live perché io sto impazzendo. Ti vengo a prendere. Ma come fai? Poi ti guarda lì. Qua. Ok. È pieno di porte. Tanto sicuramente. Ecco, ce l'avete fatta. Ups. Bravi. Ups. Era chiusa quella. Ups. Che è successo? Cosa sta succedendo? Aiuto. Questa cosa qui, guarda, mi ha fatto un pugno nello stomaco, guarda. Che ricordi. Qua Mamma era dove mia. Allora, qua io devo riagganciare anche chi non mi segue da tanti anni, perché io vi voglio bene a tutti. Praticamente c'erano dei video che io ricordo come se fosse ieri, dove noi, diciamo, andavamo a griffare delle persone che chiedevano regali ai loro schiavi, no? Questi schiavi erano persone che erano ragazzini, che erano innamorati di lei o di lui, no? E quindi praticamente erano disposti a lavorare su Minecraft, ovviamente, per dargli le cose. Tutto quanto. Ma senza niente avanti. In cambio, poi. Senza niente in cambio, solo per la promessa di un amore. E qua Alex è molto... È una cosa triste. Ad Alex cosa è successo. Ci sono passato, diciamo che è triste. Sì, ma questa è una cosa avanzata, proprio avanti. E questa era una delle cose peggiori, chiedere regali così, insomma. Qua ci chiede, buttare i regali qua, accetterò solo la cosa che preferisco. TNT. Qual è la cosa che preferisce? Beh, visto che mi vuole emulare, a quanto pare. No? No, e dove punta la freccia, mi sa, prova? Ma non era. Mi sa che non c'è niente. Allora, aspetta, normalmente le tizie che facevano queste cose, cos'è che chiedevano? Diamanti. Beh. Esatto, i diamanti. Ce l'hai? Se ce n'ho un paio io, me so però, avanzato. Scusa, dammeli, è la cosa Anna. Che preferisco. Tieni, quanti te ne servono? Ti prego. Dammene uno. Prova un po'. Dai, per buttarlo tu nel posto coso. Sai cosa Attenzione, ti sarebbe successo, Anna? Sì. Ma avresti mangiato la faccia. So. Direi, quindi magari potevi starci un po' più attenta, vediamo. Entrare è entrato, però. Non si è aperto niente. In chat dicono testa di Alex. È vero! Ma non c'ha senso, no, non penso. Puttala! Perché hai trovato la testa di Alex in giro? Anche la sua. Quella di la Alex? Tua? No. Sì, ma perché se le givava quando aveva la l'oppamento sta infame. Aspetta, Puoi anche parlare, Anna, cioè, comunque ogni tanto, sai, non è che è vietà. Ah, ecco. Ecco perché. Anna, c'è momento e momento. Non è che puoi mangiare tutto sì, il tempo. Momento. Non è vero. Non è vero. Singhiozzo. Ecco, ti è venuto il singhiozzo.
Sono contento. Bevi 12 sorsi d'acqua, che così va via il singhiozzo. Eh sì, Alex, tu sei il maestro. Alex è il maestro di far andare via il singhiozzo. Una volta l'ha tenuto per 20 minuti e dovevamo registrare. È vero. Che rompiballe che sei stato, guarda. E più ti urlavo di smetterla, più singhiozzavi. E mica il singhiozzo si controlla. Non è che se urli a qualcuno di smettere di fare il singhiozzo smette. Ma se tieni il respiro, pensavo di sì. Se tieni il respiro si toglie, in teoria sì. L'ho anche provato a minacciare di venirlo a strozzare, ma non ha funzionato. Cos'è, ha avuto paura? Vediamo se è la testa di Alex. Non era la testa di... Ma infatti, ma chi è che preferirebbe roba... quello? Non è che stiamo a buttare roba a casaccio. Ma infatti... Ok, cosa non, dico niente, non dico niente, poi chiedi alla chat e poi non dico niente, basta. Ma infatti stavi di nuovo provando a dire qualcosa. Sì, te lo giuro, chat sta a partire. Ma infatti sto non ho detto niente. Non la tua testa. Oh, però aspetta, hanno detto pure c'era un rumore. Hanno detto buttati tu. Ha visto un rumore. Ma io non sono, cioè come mi metto io lì dentro? Ma scusa, prima avevi preso la tua testa, forse è la cosa che vuole di più è la tua testa. Non voglio buttarla. E però, magari l'unica soluzione. Allora, visto che vuole una vendetta verso di te. Dai, non era la mia testa, me l'avete fatta buttare. Ma scusami, ma chi cavolo l'ha detto che si apre qualcosa qui? Dai, adesso la rivoglio la mia testa. Dopo sfascio tutto e me la riprendo. Posso andare all'inizio per vedere se è cambiato qualcosa? Vai. Però non abbiamo capito, guarda posso, che qui. Posso? Cosa vuoi? Secondo me c'è qualcosa nel labirinto. Cioè, c'è l'oggetto da mettere lì nel labirinto. Ma non è un labirinto proprio, Chico. Sono solo delle porte, non ci può stare qualcosa. Che ne so, io ci ho provato a dire. Che ne so io. Sto provando. Sherlock Holmes, attenzione, dai. Per favore, un'intuizione. Oh, ci posso saperla, per cortesia. Una. Io non vedo niente, Io mi sto sfasciando con la faccia contro i quadri. Magari non lo so se ha aperto. Allora, aspetta, aspetta, mi sa che... Ah, ma ho capito! Io una volta ero sbucato in questa stanza, però è simile alla prima, quindi l'avevo scambiata per la prima, però è vero, qua io non ero andato. Ma non è quello. È un'altra stanza qui. Un mo' me ne sono accorto perché Anna non è qui. Dove sei? È un'altra stanza. Piena di quadri. E adesso sapete devi sfanciarti in faccia tutti i quadri. Aspetta, se c'è un altro dito medio dietro questo sub. No, basta, è già il terzo che ci ha fatto. No, è che non riesco a guardare. Sono più nella stanza principale. Ho capito, vai a cagare. Oh, togli sto sub per favore. E non può. Un attimo. Sposti, devi spostarlo. Ok. Torno qua dopo avermi dato il regalo. Torna qua dopo avermi dato il regalo. E non lo so qual è il regalo. Ho capito, ma gli abbiamo dato di tutto. Non è successo niente. Ma non è che ti sei perso qualcosa? Tipo, in quella stanza con tutte le casse c'era anche qualcos'altro? Magari è successo qualcosa qui. Posso andare a vedere nella stanza con tutte le casse? Ma non è che magari... Ma non è che... No, aspetta. Sì, vai a vedere nella stanza con le casse. Ok, mamma mia, sta lava. Oh, ci muoio. Ma secondo non sto me capendo. Deve essere collegato tipo a tutta la zona delle porte. Alex e Piadina, avete finito l'appuntamento? Sì, ma no, ma... Ci sta Marì! Anna, no, dove beh, sei? Io, un commento. Anna, slogga! Dai, ma te sei deficiente, io non ho parole. Scusa, ma la porta non è dietro quel muro di lava? Non si passa! Io sono passato, caduta, Anna. Sei caduta. Sei scesa giù, in sotto. Cioè, Anna è deficiente. No, raga, non voglio più averci a che fare. Ma cosa sei deficiente? Ma cosa sei scema? Sali! Comunque, oggi con i bodyguard ma no, tutto così male. Tanto! No, questa qua è scema, ragazzi, eh! Ma io go. Cosa sei, una sirena adesso? Sì. Dai, tranquilla, c'è di peggio. La macchina che va veloce. E infatti mi ero presa bene, continuavo per quello. Mi hanno detto che sono una Ferrari, grazie. Non lo so, che non sia la Redstone, magari. Preferisce la Redstone. Magari blocco d'oro, qualcosa di prezioso. Hai controllato tutte le casse? Sì, ho controllato Avete tutto. Avete trovato un blocco d'oro? Sì. No. Sì, ma c'era nella cosa il blocco d'oro, certo. È vero! È quello che simboleggia la Ziggurat. Prendilo, Anna, io non l'ho preso. Prendilo. E dov'è? Dov'è? Nella cassa non della... Non può aprirlo, non può aprirlo. Ah, aspetta. Dal dito medio. No, qui è... Mi sono persa. Scusa, ma io consiglio, puoi strappare i quadri con le mani? Cioè, per cortesia. No, con i piedi li strappo, sì, guarda. Sì, strappali con la testa. Allora, senti, bordi, io rimango qui, morti, non mi muovo più, Va bene, rimani lì. Rimani nella stanza nuova, così poi torno. Che. Chi è questo adesso? Cos'era? Ma questo chi?
Cos'è ho sentito un verso animalesco, eh. Ah, io tipo un clown. Era Anna, mi sa, eh. Ah, no, ero io con... Hai fatto... Ok. Un patatina. Vabbè, provo con il coso, eh. Non è successo niente neanche adesso. No, no ragazzi, non ce la faccio più. Niente. Lei ha detto, torna qui dopo, dopo che mi hai lasciato il regalo. Dopo aver dato il regalo, proviamo. Quindi che conviene che qualcuno sta dov'è il regalo? Beh... No, no, il regalo è lì. Allora, se mi sto infastidendo, state zitti. Mi spiego. La no, non devi dove spiegare nulla, qualcosa, Anna. Non è oddio qui. Mio, sento arrivato che non vado da te. Era a destra. Appena entri in labirinto, a destra. Mi ricordo questo. Ma io non è vero. Sì, 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 me lo ricordo. Fidati. Appena entri a destra, devi chiudere la porta. Perché era aperta. Devi chiuderla e poi si apre dietro. Dai, quanta voglia hai? Ma tu ti rendi conto che quello che hai detto non ha nessun senso? Allora, la prima porta. Allora, all'entrata del labirinto, a no, destra. No, sono c'è di una nuovo porta. Da Anna. No, la porta. Se apro allora... di nuovo la porta e ti vedo, ti ammazzo, Anna. Oh no. Allora, all'entrata, guarda a testa, c'è una porta. Devi aprire quella porta che è attaccata al muro. Ok, l'ho aperta. Ecco, è lì, poi non so più. Però sono sicuro che è lì. Ok, ci sto. Mamma mia. Dai, ti prego, dici che si è aperto. Non è cambiato niente. No, aspetta, basta, forse... per i quadri. Basta, strappali. Basta. Ok, basta, è vero, bah, mi sono rotto le palle. Basta, cosa servono i quadri, cioè. O dopo riportameli che ci faccio qualche building. Eh beh, bello, pieno di quadri così, eh. Cos'hai, 8 anni? Scusa, senza offesa, però insomma. Cioè, penso che tu abbia un po' più di esperienza nel building che mettere no, i quadri. No, i quadri sono bellissimi. Per coprire tutto, come facevo io quando ho iniziato a giocare. Che infatti sì, è la tattica principale per vero? Tutto. Siccome sì, era tutta di solito terra o pietra, tu coprivi tutto ed era tutto più bello. Raga, io li ho tolti tutti. Esatto, io non c'è niente. Non c'è niente. No, dai, ci ha truffato di brutto. Ci sto arrabbiando e offendendo. Ma facciamo una cosa. Ma scassiamo la stanza. Fai scoprire no. Tutto. Sì, io scassi. Ma scassa sta stanzina. È lì dove l'amore. Ma scassala, via, cioè. No, dai, dobbiamo. Qual era l'oggetto lì? Scusate, ma. Qual è l'oggetto che gli piace a questa? Io pensavo i diamanti, perché lì amava i diamanti. Oh, Alex, non è che è il tuo pisellino. È il pisellino di Alex! No, non ci credo! No, no, a parte aspetta, che ce l'ha. Cos'è? Cos'è? Io non ce l'ho più, non ce l'ho più, nessuno ce l'ha. Chi è che aveva tenuto? Alex, io l'avevo dato a te, aspetta, che forse ce l'ho in casa. Te il pisellino di Alex. Cos'è sta storia del pisellino? Perché io prima ma non l'ho ti letto... ricordi, deficiente, la cosa della caccia al tesoro? Sì, me lo ricordo. La vedo dura però. Io prima l'ho letto in chat. Però ho detto vabbè, magari è qualcuno che vuole fare il simpatico. Oh, ce l'ho. Meno male. Che fa il porto? Porta. Chiunque l'abbia scritto prima, chiedo scusa. Pensavo fosse una battuta, non che fosse serio. Oh, se è questo. Rido fino dai, gli serviva per l'appuntamento con piadina. Perché l'ho fatto usare così? Dai, no, ma no, ma il pisellino di Alex. No, non mi serve. No, ma zitto, mio Dio. Dai, mi dissocio. Io non commento. Neanch'io, no comment. Off limits. Stavi bevendo. Stavi bevendo. Dai, che schifo. No. Wow. Sto dietro al muro, posso spaccare? No. Se può bucare. Se va a Mukaki? No. Oh, se è questo. Non è questo, è impossibile. Mi dispiace che se non è questo lo buttiamo qua. Ah, dopo ci metto io a recuperare le cose. Ma spaccalo, ma io ti direi spacca sta cosa e via, cioè. Quindi, che è successo? È il momento di riflessione, ancora non l'ha buttato. Ho stabilito... di essere un merdone. Perché? Perché questa riflessione? Adesso andiamo su GTA RP. E il pisellino di Alex lo buttiamo lunedì. No! Sorpresa! No, dai, non ti fa così. Su spance. E nel frattempo lo tengo io. Però che schifo. Se vuoi lasciarlo, c'è, cioè, posso. Zitto! Oh, no, sto scherzando. Dai, era te lo metti. No, era una gag, era una gag. Andiamo su GTA, che è meglio. Ma infatti, basta. Cioè, l'ultima volta che ve l'ho fatto, vi avevo promesso che l'avrei rifatto. E là, lo sto rifacendo. Lo sto rifacendo. Facciamo così. Andiamo su GTA RP alla fine della live. Facciamo un.
un tiro di dadi. Come avevamo fatto l'altra volta? Un tiro di dadi, avevamo scelto un numero e quel numero non era uscito. Un tiro di dado. Se esce il vostro numero, tiriamo il pisellino. Altrimenti lunedì. Va bene, dai, andiamo. Via via, ci siamo già, attenzione. Io guarda, non chiudo neanche mai.